Un saluto a tutti i miei amici di YouTube per questo nuovo video di una recensione e un consiglio cinematografico. Oggi veramente andiamo a scavare nell'entroterra del cinema italiano degli anni 90. Un regista purtroppo scomparso e anche dimenticato, anche quando era abbastanza attivo. Sto parlando di Carlo Mazzacurati e il film di cui andremo a parlare è Il Toro del 1994 con Diego Abatantuono e Roberto Citran. Ah, mi ricordo che quando uscì questo film nel 94 io ero un bambino, ma mi ricordo che fu abbastanza pubblicizzato, vinse qualche premio, qualche nomination ai vari David, ai vari Nastri d'Argento, quindi era un film che un po' nel dibattito si sentiva e mi ricordo che mi arrivò all'orecchio anche se ero in tenera età. Recentemente l'ho visto e veramente posso davvero consigliarvelo se amate dei film atipici, dei film piccoli, senza la pretesa di raccontare il mondo, ma dando degli squarci abbastanza forti, abbastanza anche sporchi e diciamo abbastanza pesati a livello sociale, ma non troppo, che fanno questo Il Toro una piccola gemma del 1994. Franco Diego Abatantuono lavora in un consorzio di animali, una fattoria, e viene licenziato. Quindi decide di rubare un toro, il toro migliore, il toro che riesce a diciamo fare più monte e creare più sperma per poi inseminare tantissime vacche che producono latte. Decide di rubare questo toro e insieme all'amico Loris, interpretato da un Roberto Citran, sempre sotto traccia ma ottimo, decidono di partire verso l'est Europa, di tentare di rivendere questo toro, ma ovviamente quando supereranno la frontiera troveranno tantissimi ostacoli che li faranno, diciamo, cambiare un pochino idea sul loro progetto iniziale, ovvero quello appunto di rivendere il toro e fare dei soldi. Ah, il film è un bellissimo on the road come non se ne facevano più in Italia negli anni 90. Una coppia completamente complementare, Abatantuono sempre il solito sfacciato, però sempre qui in un ruolo veramente drammatico, e Citran, vi dicevo, l'uomo che lavora per sottrazione, un carattere che ha sempre, quasi sempre fatto in tutti i film o anche nelle fiction che ha interpretato, molto distaccato, molto timido e impacciato. I due hanno a che fare con un mondo completamente diverso da quello italiano nel quale loro lavoravano. Anche se già le fasi iniziali del film ci fanno vedere quanto questa Italia del 94, quindi del miracolo italiano berlusconiano, tanto per ricordare un po' ai più giovani cosa si stava parlando, l'Italia che viene tratteggiata in questi primi minuti è un'Italia completamente diversa da quella di cui siamo abituati anche a vedere, perché molti hanno un immaginario dell'Italia dagli anni, diciamo, 90 in poi, molto simile a quella attuale, poco è cambiato a livello macro tematico, mentre quello che ci mostra Mazzacurati è veramente una realtà desolante di campagna e già ci fa immergere tutti e due i piedi in una situazione narrativa veramente anche respingente in alcuni frangenti. Questo va di pari passo con tutte le scene che vediamo delle stalle, tutte le mucche e le vacche messe a pascolare, a prendere il latte, a subire le pulizie, quindi siamo di fronte a qualcosa di sporco e di vero. Questo film ha quindi questa carica naturalista, quasi ottocentesca nel modo di raffigurare, queste situazioni agresti. Sembra di vedere un quadro di Pellizza a Volpedo di Segantini, per quanto viene tratteggiato con romanticismo, ma con attaccamento alla realtà, tutta una costellazione di poveri allevatori e di gente abbastanza semplice e comune. Quando i due seguono il loro percorso per andare oltre la frontiera, quindi all'est, quindi si parla di Slovenia, si parla di Ungheria, si parla di paesi che avevano superato da poco il comunismo, siamo di fronte a una realtà ancora diversa, con personaggi loschi, con gente che si accontenta di una giacca da motociclista e non li lascia più andare, con un Marco Messeri trafficone sempre pronto a fregare il prossimo,
e anche con gente di cuore. Quindi Mazzacurati ci porta al di là dei confini italiani per mostrare questi due italiani, di cui uno, diciamo, abbastanza truffaldino, abbastanza, non scordiamoci, ha rubato questo toro per rivenderlo dopo essere stato licenziato, e ci porta in un'umanità, vi dicevo, completamente diversa e che non vediamo quasi mai nei film del periodo, e anche nel film del periodo precedente e nel periodo successivo. Un utilizzo della fotografia brumosa e anche molto glaciale, soprattutto in quello squarcio del film nel quale avviene una nevicata e i due sono bloccati con il loro camion, il loro furgone, in mezzo a una radura innevata, trasmettono perfettamente la glacialità di un periodo, la glacialità di alcuni rapporti personali e anche di problemi lavorativi che i due ovviamente si dovevano affrontavano nella vita precedente, e con questa vendita speravano un pochino di sbarcare il lunario. Non vi dico come andrà a finire il loro tentativo di vendita, perché diciamo che uno, non l'ha visto nessuno, e due, perché mi dispiace anche fare spoiler su un film del genere, anche se non c'è da spoilerare niente, vi posso dire solamente che a mio parere il film parte benissimo, ha una costruzione e un'attenzione anche all'intrattenimento non troppo divertito dei due personaggi. Piano piano che il film va avanti, un pochino scema questa voglia di scoprire se riusciranno a vendere questo toro, perché forse la drammaticità delle situazioni prende un po' troppo il sopravvento. Ma ovviamente siamo di fronte a un film pesato, a un film che vuole raccontare anche la fine di una certa epoca, sia in Italia, quindi questa presa in giro, diciamo, del berlusconismo, ovvero questi milioni di posti di lavoro e questi qui sono costretti ad andare a vendere il toro in Ungheria, e dall'altra parte un'umanità perduta e abbandonata, quella dell'Est Europa, dopo la caduta dei regimi sovietici. Quindi un film assolutamente particolarissimo, che vi consiglio davvero se amate le commedie drammatiche, ma non dalla lacrima facile, una commedia a volte grottesca e piena di interpretazioni rilevanti. Abbastanza fantastico, alcune scene sono di un'intensità incredibile, Abbastanza così bene ha recitato solo nel Regalo di Natale di Pupi Abati, quindi vi trovate anche di fronte a una bella interpretazione attoriale. Quindi che dirvi, Il Toro di Carlo Mazzacurati insieme al suo Notte Italiana del 1988 fanno parte di questo dittico, secondo me, da recuperare, di un regista molto sottovalutato di cui vi consiglio davvero di andare a cercare questo Il Toro del 94. Un bel consiglio, molto molto veloce, molto rapido, però mi andava veramente di farlo, visto che il film l'ho visto recentemente e avevo voglia di parlarvene molto rapidamente, come faccio al solito. Con questo è tutto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Un saluto a tutti da Thomas.